noi divenimmo intanto a piè del monte. Quivi trovammo la roccia Sierta, che indarno vi sarien le gambe pronte. Un angolo di Crusone indubbiamente già conosciuto, ma che noi vogliamo raccontare anche grazie attraverso il sommo poeta. Il Colle Crosio, che è alto 700 metri, ha diverse caratteristiche. È una presenza per i clusonesi, ma anche per chi viene da fuori a visitare la cittadina, che è una cittadina d'arte, ma anche di montagna. E quindi il Colle Crosio ha questa particolarità, è una, quasi un marcatore del territorio, dell'altopiano clusonese, che è di origine glaciale, perché qui si stendevano alcune lingue del ghiacciaio, se non l'ultima glaciazione di 20.000 anni fa, addirittura del ghiacciaio Camuno, dell'Adamello, che in linea d'aria è circa 70-80 km da qui. Quindi il fatto che la terra col suo movimento, come accade ovunque, abbia determinato certe forme, ma che poi gli abitanti abbiano a queste forme donato in fondo un'artisticità, ha fatto sì che la chiesetta della Santissima Trinità che c'è in cima sia anche questo riferimento anche la sera quando si arriva a casa, piuttosto che le persone che ci passano. Da quando c'è la strada esterna, poi da un po' di anni a Clusone, uno passa, osserva, ed è quasi come se Crosio apparisse e scomparisse. È una specie di presenza che tu dici, sì, ho presente, ma poi ci devi proprio andare. Ed è quando vai a Crosio che prendi questo sentiero. A questo punto conviene anche partire da Piazza Manzucche, dedicata all'artista Baradello. Uno fa due passi e in mezzo a tante case, attività commerciali, poi ecco che improvvisamente ha la possibilità addirittura di scegliere tra più sentieri. Quello principale è meraviglioso, ci sono tutte le stazioni della Via Crucis che portano in cima, però alla fine è un'immersione anche spirituale, per cui in effetti l'idea che qui noi leggiamo dei versi di Dante dal Purgatorio, che era questo monte che diventa simbolico dell'ascesa, della salita, per togliersi dall'umana condizione disperata piuttosto che infernale, è un ottimo simbolo. Per questo io credo che valga la pena davvero considerare Crosio anche sotto questo aspetto geologico. Inoltre Crosio ha una posizione particolare, perché tu riesci a vedere gli altri rilievi, gli altri colli che ci sono intorno a Clusone e che fra l'altro vanno verso la Presolana e non solo. Riesci ad avere uno sguardo verso l'Alta Valle Seriana, in qualche modo riesci anche a darti un'idea della complessità del territorio, e allora la complessità del territorio ti fa venire in mente come gli esseri umani abbiano cercato di adattarsi a questa complessità e di sfruttarne anche le possibilità anche agricole. È una posizione Crosio davvero davvero speciale, oltre alla sua bellezza, che secondo me vale la pena di scoprire magari la mattina molto presto. Ci si porta qui, si sale meditando, si arriva in cima. Ha sicuramente tanti aspetti che, ripeto, a noi che viviamo qui magari sfuggono perché ci passi via. Ok, quello è Crosio. Ebbene, torniamo a scoprire Crosio perché ne vale la pena, oltre alla sua storia ben conosciuta e ben raccontata dalle varie pubblicazioni. Quando Dante viene invitato a scalare il monte, il nome di questo rilievo è Purgatorio, la seconda delle tre cantiche della Divina Commedia. In questo passaggio dall'inferno al paradiso, guardandoci intorno prima di imboccare il sentiero principale per la chiesetta della Santissima Trinità, questi luoghi ci permettono di compiere un viaggio nel tempo e anche un viaggio nello spazio. Il Colle Crosio è uno dei landmark più significativi dell'altopiano clusonese, sul cui versante nord-occidentale sorge il centro storico. La geologia insegna che i landmark sono quei punti di riferimento che regalano a tutti la chiave per comprendere un territorio a partire dalla sua forma fisica, che è la morfologia. È grazie a quello che si vede arrivando a Clusone e osservando Crosio che veniamo indirizzati alla comprensione della comunità. Un ingresso maestoso ma nel contempo discreto. E questo è un rilievo che sembra quasi un avamposto delle montagne che poi dominano il paese e che ci introduce al cammino che stiamo per fare.
arrivati in cima, un accenno anche alla storia, oltre poi a quello che si vede. Beh, diciamo che Crosio diventa un punto importante durante la famosa peste del 1630, che ha colpito moltissimo le nostre valli, la città di Bergamo. Ovunque abbiamo testimonianze segnalate. Fra l'altro, durante quella peste vale la pena ricordare, come c'è uno storico, che Nembro e Alzano Lombardo furono comunque tra i comuni più colpiti anche allora. Ecco, Crosio in quell'anno diventa fondamentalmente il luogo dove mandare i soldati in quarantena, perché è abbastanza distaccato dalla città e quindi ha questo anche aspetto un po' particolare, diciamo. Però dobbiamo pensare che nel 1630 non c'erano le vaccinazioni, non c'erano delle misure anche sanitarie come le mascherine o altre cose, quindi naturalmente è stato un po' questo. E sicuramente la simbologia religiosa, il culto che qua è molto forte, ha avuto la sua importanza. Naturalmente è un luogo che il paesaggio racconta da solo. Abbiamo questa visione su questa grande piana agricola, davvero di bellissima fattura, perché si può proprio definire così. È stata naturalmente modificata e creata dagli esseri umani sfruttando proprio l'origine glaciale e fluvio glaciale della pianura delle lingue dei due ghiacciai, quello di Castione e quello che saliva dall'Oglio e che veniva da quello che noi conosciamo come Pian di Neve in Adamello. E quando ai tempi, prima di 20.000 anni fa, avevi anche il Sebino, tutto il lago era fondamentalmente un fiordo, era tutto ghiacciato. Quindi stiamo parlando di un'area sicuramente da osservare magari con occhi nuovi, occhi differenti. Direi che vale la pena di arrivare a Crosio per tantissime ragioni storiche e culturali, ma possiamo anche aggiungere letterarie, che però, grazie a Dante che ci fa salire al Monte Purgatorio, devono diventare anche un po' geografiche. Abbiamo detto che comunque a Crosio, così appunto come ci insegna Dante nel Purgatorio, le strade sono diverse, sia per salire che per scendere, quindi vogliamo dare anche delle alternative. Sì, e questo è molto bello perché ci sono diversi sentieri per salire a Crosio e uno al quale io consiglio di approcciarsi è il sentiero ovest, perché è vero che noi saliamo da est, che noi abbiamo questo, come dire, l'alba, però poi c'è anche il tramonto, e il tramonto è un momento molto intimo, e la poesia comunque è un momento molto intimo, e questo sentierino, questa tracciolina che di colpo, quando superi la chiesa verso ovest, ti fa sembrare di essere in alta montagna, in mezzo alla vegetazione, una traccia appena appena accennata, vale la pena di essere percorso perché rende più completo questa visita a Crosio.